Dopo le polemiche degli ultimi 10 giorni e il silenzio stampa imposto dal presidente Paris, l'Avezzano risponde sul campo con una prestazione d'orgoglio e al Demar si impone il pari 1-1 ad una Ostia Mare reduce da un ottimo momento di forma. La squadra di Tortora non ha regalato nulla all'11 laziale, che in caso di vittoria avrebbe strizzato l'occhio anche al primo posto. L'Avezzano si presenta all'appuntamento senza, fra gli altri, Bittai e Serrago e soprattutto Menne e Tabacco, difesa da inventare con Assisi e Tariuk centrali, Tridente, Marolda, Leto, Padovani. Nelle file dell'Ostia Mare squalificati Roberti e Martorelli, c'è Attili a ridosso del centravanti Vano. Inizio di gara soporifero nel quale Tortora perde Padovani per questo contrasto dopo pochi minuti. L'attaccante stringe i denti ma dopo il 20° alza bandiera bianca. Dentro Pollino. Poco dopo si fa notare Vano sugli sviluppi di un corner ma non inquadra la porta. Al 24° primo tiro in porta dei padroni di casa con Deramo, tutto facile per 4-8. L'estremo Lidenza deve superarsi però al 27° lancio di Sassarini per Marolda che elude il fuorigioco e incrocia, 4-8 ci arriva e salva in angolo. L'Ostia Mare si sveglia nel finale di primo tempo e colleziona occasioni importanti. Al 41° Coco sfonda a sinistra e centra, ci provano prima Attili e poi Vano, ma la difesa marsicana fa muro. Sul successivo schema da calcio d'angolo Vano anticipa tutti, volea colpo sicuro ma Sassarini salva sulla linea. 43° da Stolfo in buca per il solito Vano che a tu per tuo con Lewandowski centra il palo, poi la palla si impenna e Attili manca il tapin a porta vuota. Così si va all'intervallo sullo 0-0. Ad inizio ripresa l'Ostia Mare sembra voler forzare i ritmi. Lewandowski mette i brividi ai suoi tifosi, ma Attili non ne approfitta. E allora è l'Avezzano a passare con un'azione di rimessa. Triangolo Marolda, Leto Marolda e sinistro potente del centravanti che non dà scampo all'estremo laziale. L'Ostia Mare subisce il colpo, l'Avezzano rischia poco e al 33° va vicino al raddoppio quando il neoentrato di Genova libera col tacco Leto, 4-8 si oppone alla bene meglio, Leto torna poi in possesso della sfera e va giù in area per Politi, Di Lecce e simulazione e dunque cartellino giallo. Sventato il pericolo, l'Ostia Mare si getta alla caccia del pari, il tiro di Bellini è alto al 37°, ma al 40° l'1-1 si materializza quando Colantoni crossa dalla sinistra e il neoentrato Olivetti incorna alla perfezione, nulla da fare per Lewandowski. Prima del triplice fischio, l'ultimo sussulto è dell'Avezzano con la sassata di Genova di poco alta. Mister, avete sprecato delle opportunità alla fine del primo tempo e poi la partita vi si è complicata. Sì, il calcio è questo, no? Quando non si sfruttano le occasioni ti gabbiano, poi una mezza disattenzione nostra, il nostro errore ha permesso il gol dell'Avezzano e poi diciamo siamo stati bravi anche a pareggiare perché non era facile. Chiaramente si poteva fare meglio, soprattutto il primo tempo, però insomma ho visto una squadra ancora viva, siamo lì in zona playoff e vogliamo arrivarci fino alla fine.